Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto per te oggi si intitola Il cibo sia la mia medicina, di Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Alessandra Borrelli, Isabella Massamba. A differenza della stragrande maggioranza dei libri dove si tratta di dieta alimentare e se ne parla poi promettendo miracoli, in quest'opera gli autori raccontano i fatti. Più gli esseri viventi diventano complicati, più i singoli individui si differenziano. Basti considerare i gusti personali, le allergie e la capacità più o meno vistosa di ingrassare o di restare magri. L'Homo sapiens, nella sua infinita diversità, sostengono gli autori, è onnivoro e trova le sostanze necessarie al suo sostentamento in una varietà di alimenti. E poi ognuno di noi, a seconda delle caratteristiche, delle capacità e delle mancanze di capacità del proprio organismo, utilizza in maniera preferibile una certa composizione alimentare. E allora in questo manuale, suddiviso in 5 parti, troveremo una parte con ricette e relative foto, mentre nell'altra parte del libro troveremo una descrizione molto semplice ed efficace delle funzioni dell'organismo. Parleremo del ruolo centrale del microbiota, le esigenze di carburante del nostro corpo e poi vedremo anche come soddisfare tutte queste esigenze. Ma leggiamo qualche pagina insieme. Buon ascolto! Quante sono le cellule di cui è formato il nostro corpo? Naturalmente nessuno le ha mai contate, nelle varie stime si va da poco meno di 40.000 miliardi a circa 100.000 miliardi per un uomo adulto di 70 kg. Quanto a varietà ne abbiamo all'incirca 200. Consideriamo che solo per quanto riguarda la produzione di energia, ogni cellula può possedere al suo interno migliaia di mitocondri, organelli a forma di fagiolo, che producono una molecola di una sostanza chiamata adenosina trifosfato, ATP, che perderà poi un atomo di fosforo e uno di ossigeno, diventando adenosina difosfato, ADP, in questo modo liberando energia. Il processo è chimicamente piuttosto complicato e a lui si deve il fondamento del nostro essere attivi. Ma questo è solo uno degli aspetti chimici grazie ai quali viviamo. Il nostro corpo ospita un laboratorio raffinatissimo e di estrema complessità di cui siamo ancora lontani dal sapere tutto. Il microbiota, una popolazione di batteri. A complicare le cose c'è quello che si chiama microbiota, vale a dire la popolazione di batteri, virus, funghi, protozoi ed elmininti che noi ospitiamo in tutto il nostro organismo, dalla pelle al cervello e soprattutto nell'apparato digerente con il maggior affollamento nell'intestino. Parliamo di almeno 1,5 chili di ospiti. Un tempo si parlava di flora intestinale, commettendo così un paio di errori. Per prima cosa, quegli esseri non sono vegetali e dunque non sono flora, e poi non abitano solo nell'intestino. Un altro errore, ora comune, è quello di confondere le parole microbiota e microbioma. Il primo indica l'insieme dei microrganismi viventi e dei virus con cui viviamo in simbiosi, mentre il secondo termine, il microbioma, si riferisce al loro patrimonio genetico. Questi ospiti ricevono da noi un luogo in cui abitare e cibo, restituendoci in cambio un'infinità di funzioni indispensabili senza cui ci si ammala fino all'estremo a morire. È evidente che per far funzionare una macchina come è la nostra occorre carburante. E stante l'enorme varietà di congegni che nel loro insieme costituiscono l'intero meccanismo del nostro corpo, occorre un carburante fatto di carburanti che possono essere anche molto diversi tra loro. Lasciando da parte l'ossigeno che introduciamo senza sosta e senza cui le speranze di sopravvivenza sono nulle, l'alimento fondamentale di cui non possiamo assolutamente fare a meno è l'acqua. E principalmente d'acqua noi siamo fatti.
questo in una quantità che è circa l'80% del peso corporeo in un neonato, per poi diminuire nel corso della vita. Quale sia la sua percentuale rispetto al peso totale del corpo è un valore che viene riferito in maniera diversa a seconda di come avvenga la valutazione. Ma lasciando da parte i cavilli e prendendo per buono che un adulto di 70 kg sia fatto per 42 kg d'acqua, 28 stanno all'interno delle cellule e il resto fuori di esse. L'organismo è programmato in modo da conservare senza troppe variazioni l'acqua extracellulare, cioè quella che sta fra cellula e cellula, e lo fa attraverso le funzioni dei reni, dell'apparato digerente, dell'apparato circolatorio e di quello respiratorio. Le nostre perdite d'acqua avvengono principalmente attraverso l'urina, le feci, il sudore e il vapore che emettiamo respirando, e l'organismo fa in modo di aumentare o ridurre quelle perdite in base all'equilibrio che deve essere mantenuto. I reni sono gli organi di gran lunga più impegnati in questo lavoro. Ma se le regolazioni possono intervenire riducendo le perdite, nulla possono ovviamente per quanto riguarda il rifornimento che deve necessariamente arrivare dall'esterno. Insomma, dobbiamo bere, e se beviamo poco entreranno in funzione i sistemi di risparmio, mentre se beviamo in eccesso partiranno i meccanismi di eliminazione. La regolazione di questo bilancio è essenziale per la nostra sopravvivenza. Infatti, una anche relativamente piccola alterazione del bilancio idrico può determinare una differenza importante tra le osmolarità, cioè la concentrazione di sostanze disciolte nei liquidi intracellulari, e la concentrazione di quelli all'esterno delle cellule, e far variare il volume del sangue, condizioni che influenzano sia la vitalità della cellula sia la pressione sanguigna. Se è vero che di disidratazione si muore, e la cosa non è poi così rara, anche troppa acqua fa guai. Bevendo una grande quantità di acqua distillata, per esempio, cioè priva di sali e dunque con una concentrazione di sostanze disciolte molto inferiore a quella che è all'interno dei globuli rossi, questi si rompono e si ha il fenomeno della cosiddetta emolisi. Occorre aggiungere un corollario cruciale: insieme con l'acqua di urina, sudore e feci sono eliminate tantissime scorie, e dunque è più opportuno che queste possano essere diluite in maniera tale da rendere più efficiente possibile il meccanismo. Tradizionalmente alla base dell'alimentazione si pone la tripletta glucidi, lipidi e proteidi. I glucidi, volgarmente carboidrati e ancora più volgarmente zuccheri, sono la classe di energetico principe dell'organismo, almeno dal punto di vista della facilità con cui vengono usati. Spesso li si sente definire come combustibili, e altrettanto spesso si sente dire che il corpo brucia questo o quello. Di fatto nessuna combustione avviene nell'organismo, e l'energia è quella liberata dai legami chimici che si rompono. La loro composizione chimica elementare, cioè elemento per elemento, è molto semplice: carbonio, idrogeno e ossigeno in un rapporto 1-2-1. A seconda della loro costituzione si dividono in monosaccaridi, cioè fatti di una sola molecola come il glucosio e il fruttosio, disaccaridi, vale a dire fatti di due molecole unite insieme come il normale zucchero da cucina, e polisaccaridi, cioè composti fatti di almeno tre molecole come sono gli amidi. I primi due sono chiamati spesso zuccheri semplici, mentre i polisaccaridi sono detti zuccheri complessi. Per ogni grammo introdotto nell'organismo i glucidi danno appena più di 4 calorie. Un libro davvero molto interessante per approfondire tutto ciò che concerne il modo in cui ci alimentiamo, il modo in cui ci nutriamo, e poi insomma il cibo che mangiamo, abbiamo capito, non solo nutre le nostre cellule ma determina che tipo di microrganismi saranno in grado di crescere all'interno del nostro intestino. Quindi ogni volta che scegliamo un cibo per noi dovremmo aver presente che lo stesso cibo, nel bene o nel male, arriverà anche ai batteri intestinali quando non saranno proprio loro a richiederlo. Insomma, quando ci sediamo a tavola abbiamo sempre dei commensali invisibili ma esigenti a farci
compagnia, ma come sempre voglio andare a sentire il parere di chi il libro lo ha già letto, andando a leggervi qualche recensione. Laura scrive: un libro ottimo, ricco di informazioni utili, diviso in più aree tematiche, scritto in modo tecnico e ne denota la serietà. E poi c'è Antonella, dice: libro utile per comprendere l'importanza di una sana e corretta alimentazione. Gli autori sono persone competenti ed estremamente chiari nell'esposizione e, aggiungo, anche convincenti. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bio shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to/podcast. E noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.